Eccoci ancora qui un'altra volta, io e Battista, a presentare e anticipare quello che sarà un'altra prova della Robie Cup. Quest'oggi ci troviamo a Villa di Serio e presentiamo la prima Villa Bike. E quest'oggi vogliamo un attimino anticipare quello che sarà una prova molto diversa dal consueto. La prima Villa Bike la tracceremo insieme all'amico Giovanni sullo stesso percorso che ricalca il circuito della Robie Cup Junior, gara svolta il 1 maggio di quest'anno. La cosa importante che va un attimino sottolineata è che la gara verrà svolta il 18 giugno e se ben guardate nel calendario il 18 giugno si riferisce a un sabato. La gara di Villa di Serio, la prima Villa Bike, è la sesta prova del circuito Robie Cup e si differenzia molto dalle classiche gare della Robie Cup. Possiamo definirla una kermesse più che una gara di mountain bike. Si sviluppa su un circuito che adesso io e l'amico Battista andremo a provare, che sarà di circa 2,5 km e come dicevamo prima è un circuito che si ripeterà più volte in base alle categorie. La gara durerà intorno alla mezz'ora, 35 minuti. La prima partenza sarà alle 18 e l'ultima partenza, che adesso stiamo un attimino valutando di quale categoria, sarà intorno alle 11. Quindi, come possiamo immaginare, ci sarà un'illuminazione che renderà il percorso agibile con dei fari e degli accorgimenti. E degli accorgimenti, sicuramente gli accorgimenti faranno una luce, guarda. To do.
ovviamente si ritorna all'arrivo, qui avremo l'arco con i giudici e la campanella per sancire l'ultimo giro. Abbiamo già ipotizzato 5 giri, dobbiamo valutare un attimino i tempi, dovremo provare un attimino il percorso a ritmo gara per capire di riuscire a studiare un percorso che duri dalle 30 alle 35 minuti. Parte del percorso, ricalca la pista ciclabile della Valle Seriana. Quella che Battista inquadrerà sulla nostra sinistra è la strada provinciale della Valle Seriana, quindi è anche molto facile raggiungere il percorso uscita Villa di Serio, pista ciclabile. Questo che vedete è stato ricavato con l'aiuto di Giovanni Rossi, dove porta i suoi ragazzini ad allenarsi. È una sorta di dunette dove i ragazzi si divertono a saltare e imparano ad andare in mountain bike e sono molto divertenti. Vedrete anche voi il 18 giugno. Quello che vediamo qua di fronte a noi è il passaggio forse più tecnico della gara, quindi occhio. Dove ci troviamo adesso probabilmente è la zona più bella di tutta la gara. Sulla sinistra abbiamo il fiume Serio e noi stiamo percorrendo la sponda destra fatta da prati e da vegetazione tipica della zona.